Ciao ragazzi, sono Black e oggi siamo in questo nuovo episodio, questa nuova avventura dei Smash Heroes negli Pixel. Ho visto che il primo episodio vi è piaciuto tanto, ne sono tanto felice per il supporto che mi avete dato. Per questo mi ci sono impegnato troppo su questo minigame, mi ha preso veramente tanto, infatti sono andato tanto avanti. Come potete vedere, il nostro generale Pollo è arrivato a livello 12, incredibile, ho usato solo lui. Ho imparato a giocare, sono arrivato a livello 12, ho 14.000 monete e sto andando verso le 50.000, che sì, 50.000 sono tante, quindi ci metterò un bel po'. È troppo carino lui. Che lo sei? È troppo bello. Comunque, oggi ci faremo un po' di partite per completare altri obiettivi, che questi sono gli obiettivi. Andando qui avrete dei daily quest o weekly quest che potete completare andandoci soltanto a cliccare sopra, voi li attivate. Io adesso ho fatto questi tre, mi manca da fare una kill nel team kills, però adesso siamo soli, quindi niente. E qualsiasi kill in qualsiasi modalità, 150, e sto a 33. In una settimana quello va completato. Adesso io potrei anche sbloccarmi nuovi personaggi, però non voglio spendere coins. Per questo me li sto tenendo per avere quelli veramente OP, che a quanto ho visto sono... Questo è medio. Poi di quelli come Capitano America, se è stato bene può essere forte. Kakarot è fortissimo. Pagano non mi è piaciuto per niente. L'ho incontrato ma non è che sia tutta sta forza. Lui pure è parecchio forte. Mi sa che lui è il più forte, questo è un bordello. E sì, lui la sua mossa speciale è un qualcosa di incredibile, perché tira blindness, quindi diventi cieco e poi ti inizia a picchiare tu. È un casino, però è veramente forte. Comunque, siamo pronti per farci una bella partita. Siamo soli, niente partita. Ok, è entrato un po' di gente, abbiamo Batman contro gli altri, non so dove siano. Eccolo. Che cacchio, questo mi sta sul cavolo perché spara troppo. Allora speriamo subito a Batman. Vi faccio vedere che comunque un po' sono migliorato sicuramente dal primo video sono... c'è pure Spider-Man, che carini, sono migliorato molto. Anche perché ho imparato alcune tecniche con questo personaggio. Spero ovviamente che l'audio non sia troppo alto, dovrei abbassarlo. Però mi piace l'audio alto, quindi devo un attimo regolarmi con l'audio. Ho imparato un botto di... AFK. No, 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 è la mia kill, stronzo. No, 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 no. È la mia kill, è la mia kill, è la mia kill. L'ho presa io, sono troppo forte. Ok, adesso ammazziamo pure Spider-Man, così impara a tentare di fottermi le kill. Comunque, ho imparato un botto di tecniche con questo. Innanzitutto bisogna sempre stare in volo, cioè cercate di mantenervi in aria il più possibile perché gli altri hanno attacchi fortissimi. Usate i polletti appena riuscite, questo missile toglie un bordello. Usate i polletti appena riuscite ed evitate di stare in luoghi chiusi, tipo io adesso che stavo in questa arena. Ok, perfetto. Evitate di stare in luoghi chiusi perché poi sennò vi incartate. Spawnate polli appena potete e fuggite via. Voi saltate e sparate. Se volete fare un doppio jump, perché l'ho scoperto, sparate un missile per terra e vi darà un boost senza che vi dà i cuori. È qualcosa di incredibile, sono troppo intelligente. Mamma mia la potenza. Ok, adesso in teoria io e Spider-Man, che se la campra lì bastardo, l'ha preso lui. Perfetto, Spider-Man è parecchio forte. Se la cava, diciamo, se la cava, se la cava. Che cos'è sta cosa? Ah, lì, i ranni. Quanto li odio sti ranni. Quindi cercate di stare in aria. Così che ranni, perché sennò i ranni vi tolgono un bordello. L'altro si è svegliato adesso. Seriamente. Si è svegliato adesso. Dobbiamo ammazzare Spider-Man però. Perché Spider-Man è porca puttana. Uè, chiamati, frate. Alla fine non volevo fare un video tutorial su come giocare in questa modalità. Volevo soltanto fare un video scazzeggio, perché mi sta piacendo troppo questa serie. Tutto troppo figo. E supportate questa serie lasciando un bel like. E ciao polli, lunga vita ai polli. Abbiamo vinto. Ok, sarò divertente. Naturalmente ci stanno anche tante altre modalità incredibili. Questo non ho mai capito, però se io lo apro cosa mi dà. Ci stanno tante altre modalità incredibili, tipo i 2v2, quello va fatto in team, o i 2v2v2, quello è il bordello, l'apoteosi del caos. Non potete capire. Ho vinto un pet item. Cioè, cos'è? Non lo so, perfetto. È l'apoteosi del casino questo, perché fidatevi. Non so neanche a descriverlo, perché c'è così tanta gente che esplode. Io però mi ci diverto, perché comunque le sto vincendo la maggior parte, anche se le faccio da solo o in team con amici sul TS. Venite nel TS, questi video sono un completo spam. Però fidatevi, mi ci sta prendendo troppo questo minigame. Ok, allora... Questa mappa già l'ho giocata, qui ci sta il vetro quindi possiamo pure non cadere. Ma la cosa fighissima di questo minigame è che si distrugge la mappa piano piano a forza di dargli le botte sui blocchi. Ecco, si distrugge la mappa. Che cosa vuoi, Hulk? No. No, 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 non bersagliarmi. Bersaglia al signor Arrow. Che cosa è successo? No, 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 lasciami, grazie. Gentilissimo.
Tu perché te la camperi? Non si campera. Non si campera. No, seriamente, se la sta camperando qua. Che cosa stai facendo? Tiè, ci appare sto fulmine. Signorina Freccia, abbia un po' di pietà. Non so manco... Oh, sto qua rotto il cazzo. Ok, espone i polli. Famogli vedere chi comanda qua. I polli o uno con l'arco. Ma insomma, forza. Dove cazzo sta? Però mi sta per il culo. Perché poi se la campera pure. È caduto. Godo, godo tantissimo. Non è caduto. Non è caduto. Ma che cazzo? Ce la fai a morire? È morto, dai, c'ha 6 cuori. Aia, eh sì, ma sono morto pure io. Perfetto. Qua spona lo Smash Crystal. Non voglio che se lo prenda lui. Mio Dio, no. Non mi picchiare. Sono tanto carino. E se l'ha preso lui. Giustamente. Lo uccido. Oh mio Dio, sono stato bravissimo. Sono tanto bravo, sì. Non così, non cadendo, perché cade. Na. Ma come fai a prendermi? Stack. Ho capito, ma perché lui mi stacchi? Come si stacca? Come... Ma seriamente, come fai a fare lo stack? Se vuoi sapere, ditemelo, perché è qualcosa di estremamente figo, estremamente potente. Sto qua mi sta sul cazzo, perché porco due. Basta volare via. Beh, dacci tua. Ce la posso fare? Mi sono buggato. Grazie. Mi sa che non so se ce la farò troppo, anche perché lui ha un kit leggermente più forte del mio, perché se costa è per forza più forte, almeno, cioè, dovrebbe essere così per forza. Comunque, diciamo che sta a metà vita. È avvantaggiatissimo rispetto a me, perché lui ha una vita e mezzo e io una. Ha rotto il cazzo, a prendetela te. L'ho lisciato completamente. E lui la ripete. Faccio schifo. Perfetto, sono morto. Non è vero? Sì, sì, sono morto. Non avete visto niente. Anche l'avventura di oggi si conclude qui. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un commento con qualsiasi cosa per farmi sapere se questo video vi è piaciuto. O se avete dei consigli da darmi, che perché è il secondo episodio. Ho bisogno di consigli. Se voi siete più esperti in questa modalità, miglioreremo sempre di più. Cercherò di impegnarmi per sbloccare nuovi personaggi, così da portare avventure molto più interessanti. E potremmo fare pure una roba carina insieme a team, magari, non ho per l'obbio, perché devo fare lo speciale del cap, non so cosa fare. Oh mio Dio, ci vediamo domani con un prossimo retardo. Black è tutto, bella.